Quanto sono importanti questi tre punti? Tanto. Tanto perché era un recupero, tanto perché continuiamo a salire, continuiamo a allungare la differenza e siamo contenti perché, come dico sempre, no? Lavoriamo per questo, lavoriamo per vincere e oggi un'altra volta siamo usciti in campo, abbiamo affrontato una squadra che ha fatto un buon palleggio, non abbiamo fatto fatica a prendere tiri in porta, ma niente, siamo contenti perché abbiamo vinto e abbiamo preso tre punti. Bravi anche a soffrire oggi perché sì. Ci aspettavamo magari un Sassuolo debilitato a tante assenze, però ci hanno provato fino alla fine. Certo, per quello ti dico, loro hanno fatto un buon palleggio, ma siamo stati bravi a soffrire, a difendere compatti. Quello che venimo facendo, no? In giro di ritorno abbiamo parlato tanto e niente, stiamo facendo tutto lo che vogliamo noi, lo che vuole il mister e tutto lo staff. Negli ultimi 23 gol, 15 portano la firma di Lautaro Martinez e Lukaku, anche oggi, tra l'altro. Che cosa vuol dire giocare con un attaccante così? Siamo contenti, io sono molto contento di essere vicino a lui e lui anche essere vicino a me, no? E lavoriamo tutti e due, anche Alexi quando entra o quando gioca, lui ogni allenamento sempre fa migliorare a tutti e due, quindi è una competenza sana. È una competenza tra noi tre dove alza il livello, quindi voglio fare complimenti anche a Alexi che sempre ogni giorno fa alzare il livello a tutti e due. Testa già a Cagliari? Sì, certo, domenica c'è una partita molto importante, oggi dobbiamo pensare già al Cagliari, oggi è stata una partita dura, però dobbiamo recuperare e preparare la partita con il Cagliari che è ancora più dura. Grazie. Prego. Ciao Teo, complimenti per questa vittoria, oggi in un ruolo inedito per te, però non ce ne siamo accorti. No, intanto grazie mille. No, un ruolo che comunque avevo già ricoperto in passato proprio con col mister quando allenava la nazionale, come cerco di fare sempre, cerco di mettermi a disposizione di dare il massimo e oggi è arrivata una vittoria importantissima, soffrendo, ma sicuramente vincere queste partite sicuramente è importante. Ecco, dal campo che percezione c'è stata? Perché effettivamente il Sassuolo ha avuto il possesso palla per gran parte della gara, però noi siamo stati molto bravi a saper soffrire e a saper sfruttare le occasioni. Sì, sì, penso che ci siamo difesi bene, loro non hanno creato molte occasioni da gol e noi sapevamo che loro portano tanti giocatori nella loro fase offensiva, quindi sapevamo che c'erano gli spazi da dover attaccare, questo è quello che abbiamo cercato di fare. Siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo e poi a difenderci bene, a raddoppiare. Domanda da studio, riporto io. Sì, la faccio io. Ciao Matteo, piacere. Io ti chiedo se vi sentite più sicuri di voi e più cinici, soprattutto in questa ultima parte di stagione. Vi sentite più sicuri di voi e più cinici in questo finale di stagione? Ma siamo sicuramente consapevoli della nostra forza, vincere 10 partite consecutive sicuramente aiuta, però dobbiamo rimanere con i piedi per terra, concentrati, con la giusta voglia e determinazione perché saranno 9 partite fondamentali e se vogliamo raggiungere qualcosa di importante dovremo vincere il più possibile. Grazie. Grazie a voi. Ciao Roby, tanti auguri innanzitutto e non potevi ricevere regalo migliore. Assolutamente, una vittoria fondamentale, una partita appunto che dovevamo recuperare, visto che gli altri non giocavano, è importante tenere il distacco, anzi aumentarlo, quindi siamo davvero contenti. Roby, avete vinto tutte le gare del girone di ritorno, nessuna squadra nell'era dei tre punti era riuscita in questa impresa, la possiamo chiamare così, no? La dice lunga su cos'è questa Inter. Assolutamente, merito a questa squadra comunque che sta facendo delle cose davvero importanti, complimenti davvero a tutti. Senti, che tipo di gara è stata? Perché oggi grande sofferenza però anche grande carattere. Sì, se lo sapevamo, comunque anche nella gara di andata è una squadra a cui piace giocare, ha delle linee di passaggio che conosce e allena tutti i giorni. Noi abbiamo fatto una gara compatta, come spesso stiamo facendo, delle gare molto compatte e abbiamo sfruttato poi le occasioni che abbiamo creato e quindi portiamo a casa questi tre punti che sono fondamentali.
Domande da studio, riporto io. Sì, ciao Nando, ovviamente mi associo agli auguri di buon compleanno e ai complimenti per la partita di oggi. Volevo chiedere una cosa a Roberto, quanto ci ha messo Conte a convincerli che il possesso palla non è determinante? Ossia, lo hanno lasciato spesso alle altre squadre e direi che in maniera esemplificativa oggi è stata proprio l'idea del concetto che Conte gli ha trasferito: possesso palla agli altri ma dominio del gioco da parte dell'Inter, tanto è vero che, ripeto, le prime 6 occasioni credo siano state dell'Inter, e la grande capacità di riuscire a sfruttare il momento nell'arco della partita. È di essere bravi a sfruttare il momento nell'arco della partita. Ma sì, diciamo che forse sì, dalla gara di andata, no? C'è stato un po' questo cambiamento di preparare le partite, di stare in campo. Ci ha portato dei risultati, ci ha portato dei frutti, ci sta dando grandi risultati, quindi penso che per i giocatori che abbiamo e per l'idea di gioco che abbiamo penso sia il modo migliore. Quindi continuiamo per questa strada. È vero, magari anche oggi abbiamo avuto magari meno possesso palla, ma col possesso palla, come sappiamo, non si vince. Bisogna buttarla dentro. Abbiamo degli attaccanti che la buttano dentro e quindi siamo contenti di questo. Grazie. A voi. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non olvides suscribirti al nostro canale YouTube. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel.